Ciao a tutti da GGR Studio, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Rimaniamo sempre in tema Softube ed oggi ci occupiamo di Modular. Modular è un vero e proprio sintetizzatore emulato in tutti gli aspetti, soprattutto quelli della configurazione e dell'assemblaggio per moduli. Riguardo ai tutorial, vi rimando immediatamente a quelli creati da Enrico Cosimi, molto utili a chi vuole iniziare un corso vero e proprio di sintesi e quindi di creazione del proprio modulo di sintesi. In questo tutorial ci occupiamo di analizzare gli aspetti più pratici di Modular. Vedremo come potrà essere utilizzato sia a livello di sintetizzatore vero e proprio, quindi come instrument, e sia anche come multi-effetto da utilizzare all'interno delle nostre tracce. Analizziamo immediatamente l'interfaccia. Vedremo qui sotto in basso la sezione di aggiunta dei moduli, la sezione di movimento e cancellazione e la possibilità di editare, vedremo con delle macro, alcuni settaggi all'interno del nostro modulo di sintesi. Quelli che vediamo qui, LR, sono in realtà le uscite vere e proprie del sintetizzatore, il volume di uscita, i livelli di uscita e le uscite separate, quindi le quattro uscite separate degli AUX che abbiamo a disposizione. Qui nella parte superiore e nella parte sottostante possiamo creare i due moduli separati anche per rimanere più organizzati a livello anche visivo. Cominciamo ad aggiungerli. Cliccando su Add accediamo alla pagina dove vengono identificati tutti i moduli che è possibile acquistare sempre da Softube e che ci permettono di creare i nostri sintetizzatori. In questo momento il modular è inserito in un canale MIDI. La prima cosa che dovrei fare è appunto creare un oscillatore a cui dovrò poi interfacciare un MIDI to CV. Per spostarli all'interno dell'interfaccia bisogna cliccare su Move e muoverli manualmente in questo modo. Ogni volta che clicchiamo su uno dei parametri del MIDI to CV ci viene indicato in verde il punto dove poterli inserire e collocare. Dopodiché aggiungiamo un VCF. Un amplificatore ed un filtro. Il nostro ADSR. Quindi per creare il nostro primo sintetizzatore in maniera rapida, colleghiamo uno degli oscillatori, ad esempio l'onda quadra, e la inseriamo nei punti che possiamo collegare, li vediamo in verde. Nel nostro caso la mettiamo in audio in e ovviamente prendiamo l'uscita del filtro e la mandiamo all'ampli. In questo modo inseriamo direttamente l'uscita dell'ampli nel uno dei bus o nell'uscita dell'interfaccia. Apriamo il gain. Aprendo il gain, ascoltiamo direttamente l'oscillatore che sta suonando, potremmo anche cambiarlo e quindi avere le altre forme d'onda che stanno suonando. Per poter inviare ovviamente le note dalla tastiera, andiamo su Note ed entriamo nel CV1. Ecco che possiamo intervenire. Per poterle interrompere avremo bisogno di un gate che va collegato all'ingresso gate del nostro filtro di inviluppo. Poi prendiamo l'uscita dell'inviluppo, la portiamo all'ingresso CV dell'amplificatore. In questo modo possiamo. E come ci insegna il buon Cosimi, anche all'uscita del filtro andiamo su CV. In questo modo possiamo controllare molto facilmente il sustain, l'attacco e il rilascio. Vi rimando comunque ai tutorial di Enrico e noi spostiamoci all'interno delle patch che già sono disponibili con Modular, andando sui lead. Possiamo subito notare una certa dinamica. Dove è possibile intervenire all'interno delle patch. Vi ricordo che basta andare sopra ogni controllo di uscita per vedere i collegamenti e
e quindi è semplice poi poterli spostare e modificare. Incredibile il realismo analogico dei suoni. Interessantissima anche la sezione ritmica di Modular. Ovviamente utilizzando i beat sequencer interni ci permette di lavorare su delle ritmiche innovative rispetto ai classici sintetizzatori standard, anche perché possiamo inserire altri moduli e modificarne le timbriche. Andiamo in solo. Esploriamo le altre patch. Nella sezione SAR troviamo il plugin SAR che abbiamo già visto in un altro tutorial inserito all'interno dei moduli. Andiamo ora ad esplorare la versione audio che viene chiamata appunto Modular FX, in questo caso l'ho inserita all'interno di una voce, perché i moduli di effetti contenuti all'interno di Modular sono assolutamente convincenti ed estremamente utili in fase di mix. In questo caso ho scelto un chorus che ho trovato molto vicino a quelli a cui sono abituato nel mondo analogico. Ascoltiamolo nel mix e togliamo la traccia Instrument. 'Cause now I see a flat world, I'm lost, but maybe it's a mirror. Togliamolo. The mirror of myself, the mirror of myself. Proviamo anche le altre configurazioni. 'Cause now I see a flat world, I'm lost, but maybe seguendo appunto i QCO, il metallico, the mirror of myself, the mirror. Allontanando i delay abbiamo un effetto più interessante sui side. Fino ad arrivare ad un plate molto wide. Mettiamolo in send return. I just look for ways to escape.
Analizziamo ora gli altri effetti di modular, come ad esempio i flanger. Cause now I see a flat world and lost, but maybe le macro qui a sinistra controllano alcuni elementi collegati. Il phaser. Per poi passare direttamente ai long reverb costruiti con lo ZAR e l'aggiunta dei moduli contenuti all'interno di Modular. Splendido. Attraverso i controlli di audio mix possiamo aumentare o diminuire i diversi delay ed effetti. Canale sinistro, canale destro. Questi controllano le room fino ad ottenere un tipo di ambiente riverberazione inedito rispetto ai plugin standard. Disponiamo ovviamente anche di uno shimmer, di un gate e dei famosi chorus reverb adatti alle voci. Ovviamente lo stesso tipo di effetti può essere applicato anche alle percussioni e alla batteria. Vi rimando comunque al sito di Softube per scaricare la demo e provarlo sulle vostre tracce. Spero che questa velocissima recensione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale, lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!